sbagliato troppi tiri. Scafati può riprendere fiducia da questo, e segna Slay e riprendere fiducia e tornare avanti nel punteggio. Ecco Spencer, palleggio, arresto e tiro di Bo, sbaglia Natale Soloperto, finiscono per disturbarsi. La recupera Mace, gran palla per Ghiacci, la difesa non è piazzata e parte bene Scafati. Mace ancora la serpentina, poi riapre il gioco, Busciati, Palombella segna, parziale di 6-0. Soloperto, primo ferro, eh sì, forse il momento è passato, 56-63, Scafati, Osley, troppo spazio, Osley appoggia. Parziale in apertura di 8-0. Spencer marcato da Busciati. Mace legge, recupera. Mace non lo tiene più nessuno. Eh sì, canestro valido. 10-0 il parziale. È libero per il tiro che va a bersaglio Bernardo Musso dall'angolo. Primo squillo di tromba di Bernardo Musso. Musso cerca di rubargli la palla, gliela tocca. Messe dunque retrocede nella propria metà campo, poi si allunga un po' il pallone, trova Slay su cui Roderick dorme e Slay punisce, tripla di Ron Slay. Ancora Busciati, palla viva in angolo, Tavernari, c'è il solito spazio inverosimile, non è Tavernari, scusatemi, è Ghiacci. Spencer in angolo, è libero, va a sbagliare, lotta Natali, la tocca, in qualche modo Musso realizza, sì ma quanta fatica. Mace ovviamente la vuole, su di lui è Bernardo Musso che con le gambe finora c'è stato anche bene, però Mace qui prende un blocco e arriva fino in fondo. Le ultime parole famose del Pasini, Mace ha trovato il cunicolo giusto, più 13 ancora Givova. Natali tanto cuore anche oggi, ma ci vogliono anche i grandi solisti e Forlì non li sta trovando da un bel pezzo. Ora Todic realizza, Busciati va dentro, Busciati alza, sbaglia, lotta rimbalzo Slay, ma ne esce Forlì, è già dall'altra parte Musso, perde la palla, Spencer va a rimorchio, corregge e segna in angolo Mace, Tavernari ancora un tiro rifiutato e bravo Todic a deviare questo pallone, Spencer va ad appoggiare e ancora il suo canestro, mancano 2 minuti e spiccioli, 14 per Spencer, ancora con questa difesa ce la si può giocare. Oh però Ghiacci brucia la retina, era liberissimo, ha realizzato e lì assolutamente bisogna tornare a regalare al pubblico forlivese una vittoria in casa. Forlì ancora questa stagione non le ha potute festeggiare. Spencer è salito di tono nel finale, attenzione, palla recuperata, Musso sbaglia, il rimbalzo però è di Spencer, però ora ci sono secondi che vanno via. Spencer segna ora, 19 dalla lunga distanza. Slay sbaglia il primo tiro libero, però non è ancora finita, 36 secondi. Vediamo un po' cosa succede. Ancora Boda, 3 e la mette. Spencer 76-80, 29 secondi. Adesso vediamo se Forlì ricorre al fallo sistematico. Non ce n'è bisogno perché Tavernari la combina grossa. E attenzione, c'era la possibilità di scaricare. Spencer ancora prende il palo e poi Ron Slay chiude con la palla in mano, il fallo andrà in lunetta ancora. Slay fa 2 su 2 questa volta e diciamo che la chiude. Vediamo però Roderick contro Ghiacci, si butta dentro, niente, va a colpire lo spigolo basso del tabellone, finisce qua con Scafati che spugna il palacrede di Romagna.